Io vi vedo entusiasti. We've got a CIA station just up the road. Martin Scorsese and Diego Armando Maradona. Stay hungry. Ma lei è fuori di testa. Stando qui, tutto tutto il mare vivendo, questi pensano solo i cazzi loro. Buonasera, buonasera, bentornati allo Schiaffo, siamo in diretta. Allora, questa sera il nostro ospite annunciato nella puntata di ieri non è qui a Milano ma è in collegamento da Roma e ve lo presento come sempre con la nostra carta di identità, lo vediamo in onda, eccolo qua, buonasera Maurizio Bianconi, grazie. Buonasera. Bentornato, noi ci siamo visti tante volte nell'altro programma, Punto e a Capo, questa sera è l'unico protagonista della puntata. Professione avvocato, passione politico, va bene? O professione politico? Esatto. Va bene, ok. No, no, così va bene. Classe 1946, secondo noi, caro Bianconi, tirerebbe uno schiaffo a Giovanni Toti, poi vediamo se è vero, e se fosse un film, no. Noi per lei abbiamo... Noi per lei abbiamo scelto Un piccolo diavolo di Benigni, perché in qualche modo lei per Berlusconi è un piccolo diavolo adesso, no? Ma io gli voglio bene a Berlusconi e non tirerei uno schiaffo a Toti. Non lo tirerebbe nel modo più assoluto o magari... No, qualche... faccio mestiere, lo fa in maniera molto dignitosa. Ok, no. Avremo modo di parlare... Non c'è... No, arrivo, avremo modo di parlare... No, non c'è niente di personale, dicono. No, ma di personale non c'è assolutamente, cioè è questione politica, ci mancherebbe altro, so perfettamente che siete dei gentiluomini. Comunque, Bianconi, arrivo da lei tra un istante, saluto dalla postazione 2.0 la nostra Sara Giudice. Ciao Sarina. Ciao Marco, buonasera e buonasera all'onorevole Bianconi. Allora, potete intervenire. Buonasera. Caro Bianconi, sa che è la prima volta che su Twitter si scatenano i nostri telespettatori prima ancora dell'inizio della diretta. Per esempio, noi abbiamo titolato, giusto per incuriosire i nostri telespettatori, Berlusconi fatti più in là, e adesso ne parliamo. Un telespettatore, Fabio, scrive: non è che in Toscana abbia fatto molta opposizione, eppure poteva, se voleva, perché sapeva. Cosa sapeva e cosa poteva fare Bianconi? Perché il telespettatore dice questo? Io ho fatto tutta l'opposizione che potevo fare, purtroppo inascoltato. Le basti questo, che io già 8 anni fa, dieci anni fa, da consigliere regionale, ogni 15 giorni facevo un'interrogazione, avevo scoperto un posticino dove si erano tutte le delibere delle spese strane e le ponevo in interrogazione all'allora presidente Martini. E avevo fatto ma non meno di 40 convocazioni di conferenze stampa, nessuno mi filava. Cioè, in Toscana c'è una sorta di silenzio diffuso fra giornali, televisioni, Rai 3. Praticamente arrivai a denunciare il direttore di Rai 3 dicendo che Rai 3 era una succursale dell'Unità e quindi per interesse privato in atti di ufficio. Ho fatto i salti mortali, non so cosa sapevo. Se si riferisce a tempi più prossimi e all'egemonia di Verdini sulla Toscana, la sapevo, la so, e io su Verdini non ho niente da dire, ho da dire su altre situazioni, insomma, ma l'evoluto non fu mai troppo. Ok, allora proprio su questo, caro Bianconi, abbiamo una domanda che in qualche modo ci riporta ad una trasmissione che abbiamo fatto un paio di settimane fa. Perché, Sara, abbiamo avuto ospite chi? Esatto, Marco. Davide Vecchi, giornalista del Fatto Quotidiano, che ha appena scritto questo libro, L'Intoccabile, la vera storia di Matteo Renzi. Ecco, tra queste carte che Davide a me in qualche modo ha scritto in questo libro, viene fuori la figura di Dennis Verdini, che in qualche modo sarebbe molto legata a quella del premier Matteo Renzi, un po' per gli affari che legano suo zio a Dennis Verdini e un po' perché pare che Renzi sia stato vicino ad essere una sorta di delfino per Forza Italia, cioè come un possibile sostituto anche del presidente Berlusconi. Intanto, onorevole Bianconi, le chiediamo se questo secondo lei è vero. E poi, tra le carte di questo libro, viene fuori che alle primarie del 2008 con candidato sindaco Matteo Renzi, Dennis Verdini avrebbe appunto partecipato contribuendo a dare numerosi voti al premier Matteo Renzi, allora appunto candidato sindaco. Le risulta, onorevole Bianconi? Qui interpretazione autentica. È vero tutto questo? No, questo è un po', come posso dire, è un po' la verità romanzata, in questo senso.
Matteo Renzi piace molto a Berlusconi, secondo me c'è anche un afflato di simpatia personale, gli piace, ecco questo, ma con Verdini ha un'amicizia sicuramente, penso di antica data, ma non so che ci abbiano a fare in comune, né lui, né la sua famiglia, né il babbo, né lo zio, né nessuno a quanto sento dire. Diciamo che c'è in comune fra i due un modo un po' sbrigativo di affrontare la realtà e le cose, e poi hanno come caratteristica tutte e due che sono due fiorentini di campagna, uno di campagna verso il mare e l'altro di campagna verso il Valdarno, uno è di Campi e quell'altro è di Rignano, e questo crea una sorta di solidarietà indubbiamente, quindi c'è anche qui una simpatia, niente di più. Per quanto riguarda invece le primarie del 2008, io non so dire se Verdini si sia dato da fare. Quello che è sicuro è che molti elettori del centrodestra andavano a votare per Renzi. Questo è vero. Questo da uomo di Forza Italia, dell'allora PDL in Toscana, lei si è domandato il perché? Ha fatto un'analisi? Quali sono le sue... Ah sì, è molto semplice. Perché? Perché Renzi faceva le scene e diceva: io li faccio fuori i comunisti in Toscana, altro che Forza Italia, io sono quello bravo, sa, dice, qui in Toscana e devo stare coi comunisti, perché se non ne sto coi comunisti non voto da nessuna parte, ma io sono il vero nemico dei comunisti, votatemi, finanziatemi, che ve li tolgo io di mezzo i comunisti. E la gente ci ha creduto. Accidenti, se fosse... Sara, volevi dire qualcosa? No, finanziatemi addirittura, onorevole? Ha detto finanziatemi? Certo, era logico che lo avessero finanziato. Molta gente l'ha finanziato in maniera del tutto legale, non illegale. Certo. Uno quando fa politica e cerca dei finanziatori, bisogna che gli prospetti un interesse. Quindi potrebbero essere anche in qualche modo legati a molti... Dennis Verdini, questi finanziatori. O che c'entra questo? Questa è una visione piuttosto, come dire, forzata della cosa. Firenze non è un paese... C'è tanta gente, certo, che ci sta, ci sono tanti uomini d'affari, tanti negozi, tanta gente con i soldi. Non mi risulta niente tutto quello che voi dite. Chiaro, chiaro, e sapete chiaro. Che io non ho né peli sulla lingua, né mi nascondo mai dietro un dito. Se sapevo qualcosa l'avrei detto. Bianconi. Ma mi sembra una invenzione molto forzata, molto provinciale, esatto, di una realtà che è in realtà molto più pericolosa. Io le posso dire che è proprio per quello che le stiamo facendo queste domande, perché noi sappiamo che lei non ha peli sulla lingua, quello che sa lo dice, quello che non lo sa non lo dice, quindi la usiamo, mi permetta questo termine, proprio per approfondire meglio la situazione. Ma siccome noi la conosciamo, sì, come vulcanico, guardi un po' il nostro Gaetano Vella in questo contributo video che noi dedichiamo sempre ai nostri ospiti, come la racconta il nostro Gaetano Vella in questo video di un minutino. Vai, vediamolo. L'economia e le banche hanno ridotto alla povertà l'Italia e umiliato questo Parlamento, quanto disse Prodi a suo tempo: andiamo nell'euro, lavorerete un giorno di meno e guadagnerete come se aveste lavorato un giorno di più. Bianconi, non faccia la vittima, no, giuro, no, che arrivo. È 49 minuti che sono qui a sentir loro. Vabbè. Siamo all'alto tradimento. Voi dite che non siamo in guerra e che l'alto tradimento è un reato che non si persegue. Berlusconi ha detto: l'unica che mi ha veramente convinto è questa signorina qui, sì. È questa signorina qui. No, a questo essere immondo che smetta di urlare. Sì, sei un essere immondo. Io non penso che si sia chiusa a Forza Italia. Razzi non penso. Io non credo. Paragonarmi a Razzi è un po' sconveniente. Ho capito, non è stato un incipit meraviglioso, ma va bene. Però se lei magari riesce ad ascoltarmi una proposizione. Almeno. Non sono da casting io, allora, capito? Il fatto forse che lei venga da un casting a me mi innervosisce subito. Il finanziamento pubblico, contrariamente a quello che pensa anche il mio partito, è la base della democrazia. Lui ha chiuso Forza Italia perché ha consegnato i moderati a Renzi. Perché te non fai parlare a gente? No, ragazzi, però non vi offendete personalmente, parlate una alla volta. Continua a berciare sulla voce. Mi mettete qui per un concetto. E quelli meno moderati a Salvini. È un ponte a pacoglioni. Centrodestra non lo liquida nessuno, neanche Berlusconi.
Allora, abbiamo visto all'inizio un cerchio rosso che diceva determinante il voto di Bianconi. Oggi invece è successa un'altra cosa in aula. Bianconi che non vota di fatto. Sara. Esatto, il patto del Nazareno, Marco, sembra proprio scricchiolare. Il governo è stato infatti battuto alla Camera in Commissione Affari Costituzionali, 22-20. I sì sono arrivati da SEL, Movimento 5 Stelle, Lega e una serie di deputati della minoranza del Partito Democratico. Il nostro invece Maurizio Bianconi si è astenuto. Di fatto, con l'approvazione di questi due emendamenti, No, non mi sono astenuto. Ho votato a favore, ho votato con Selle, solo Libero porta erroneamente che mi sono anche astenuto. Il Corriere, io anche ho votato il Corriere, Bianconi, quindi c'è un errore. È sbagliato, io ho dichiarato di votare in dissenso dal gruppo e ho votato a favore, insieme a il Movimento 5 okay. Stelle, insieme a Selle, insieme ai dissidenti del PD e insieme alla Lega. Ok, perfetto, le chiedo okay. scusa onorevole. Comunque di fatto, Marco, con questa approvazione di questi due emendamenti cosa viene deciso? Che il Senato sarà composto da 100 senatori eletti nei consigli regionali e non ci sarebbero i 5 senatori di nomina presidenziale. Naturalmente bisogna aspettare l'Aula che confermerà, così ha commentato anche il Ministro per le Riforme Boschi. Certo, allora, perfetta la correzione in diretta, d'altronde noi citiamo addirittura due fonti, perché una è Libero, l'altra è il Corriere, ma politicamente, Bianconi, il voto di oggi che cosa rappresenta? Rappresenta un voto normale per uno che sta nel centrodestra. Se c'è qualche elettore del centrodestra che è favorevole ai senatori a vita, me lo dica che ho sbagliato. I senatori a vita sono quelli che hanno determinato, dovevano essere super partes e hanno determinato la durata del governo Prodi. Li portavano anche con la barella per votare, falsando la volontà popolare. In un momento nel quale le risorse non sono infinite, mi pare che insomma far continuare a prendere lo stipendio a Monti a gente così non sia proprio il massimo della vita. E quindi ho votato secondo i criteri e le direttive che qualsiasi elettore di centrodestra avrebbe avuto in animo di fare. In più nel tecnico gli emendamenti Lauricella, che sono quelli che avevano votato, erano anteriormente presentati a un emendamento mio e di altri 17 deputati di Forza Italia, a un altro emendamento di Forza Italia ritirato non so per quale motivo, a un emendamento della Lega che diceva la stessa cosa, a un emendamento di molti deputati del PD che diceva una cosa. Insomma, c'era una unanimità di consensi nella eliminazione Bianconi. Dei senatori di nomina presidenziale. Se poi qualcuno ha deciso di ritirare il proprio emendamento e di votare in maniera contraria al buon senso e alla buona politica, questo non dipende da me. Ecco, non sono io il frondista, ecco. Ecco, ma quindi lei, Bianconi, vuol dire sostanzialmente che oggi Forza Italia, che storicamente ha rappresentato il centrodestra, oggi vota contro quello che dovrebbe essere un voto di centrodestra? Cioè Forza Italia non rappresenta più il centrodestra per lei? Nella maggioranza nazarena sicuramente no. Rappresenta una parte di centrosinistra ugualmente come l'NCD. Loro si parano dietro il dito che per le riforme si deve votare con il governo. Questa è una foglia di fico alla quale non può credere più nessuno, perché come lei ben sa le cosiddette riforme si basano su una proposta di legge, su un disegno di legge Boschi-Renzi, o meglio Renzi-Boschi, quindi sono un atto di governo, fanno parte del programma di governo, hanno blindato i testi come se fosse un atto di governo, una legge di stabilità, e tutti devono seguire questa cosa qui invece di fare le riforme. Quindi vanno a votare un atto di governo. Ne consegue che chi le vota sta in maggioranza. E c'è una maggioranza che io definisco maggioranza nazarena. La maggioranza nella quale Forza Italia è entrata a pieno titolo. E direi proprio meno, penso, mi auguro, qualcuno di buon senso. Allora, intanto arrivano sia telefonate che messaggi, caro Bianconi. Vediamo un messaggio che è arrivato poco fa. Non vorrei aver peccato in chiarezza, penso di essere stato chiaro. No, è stato iperchiaro, super chiaro. Allora, sono un elettore di Forza Italia, ma la mia pazienza
senta un po', Bianconi, lasciatemelo sempre nel video, per favore, sta per esaurirsi. Il motivo di tutto ciò glielo riassumo in una domanda: quanto ancora continuerete a essere vittime della sindrome di Stoccolma? Continuare a fare da tappetino al chiacchierone fiorentino vuol dire totale suicidio, dottor Marco Ferrari. Quindi dice un elettore di Forza Italia che si lamenta del fatto che Forza Italia è tappetino di Renzi in qualche modo. Mi sembra che siate abbastanza in linea. Praticamente in maniera molto sbrigativa sostiene quello che sostengo io. Io sostengo una cosa ancora, diciamo così, maggiore e più completa. Forza Italia è destinata ad occupare il centrodestra alternativo al centrosinistra. Il centrodestra alternativo al centrosinistra non può aiutare il governo nel quale il segretario del PD è presidente del Consiglio. Se lo fa, compie un errore da due parti: consegna l'elettorato moderato a Renzi e consegna l'elettorato nostro, che è meno moderato, a Salvini, perché da una parte si dice oddio quanto è bravo Renzi e quindi si sposta da quella parte lì, di qua si lascia sguarnito il campo e entra Salvini, certo. E quindi quando io dico con una diciamo così, con un linguaggio un po' anch'io sbrigativo, che Berlusconi chiude Forza Italia, voglio dire che praticamente toglie a Forza Italia il riferimento elettorale. Qualcuno onorevole dice che non è un caso però questo, cioè che Berlusconi volutamente sta cedendo il testimone a Renzi perché in qualche modo lui non è più interessato a stare sulla scena politica, vuole semplicemente che alcuni tasselli del puzzle siano sistemati, ad esempio la giustizia. Non mi occupo di pettegolezzi, non penso che Renzi, perché questo è un pettegolezzo che sento anch'io e faccio Berlusconi molto più intelligente di quanto lo fanno i pettegoli. Che Berlusconi persegua uno scopo, magari sbagliato, è sicuro. Secondo me è politicamente sbagliato, secondo lui magari meno, però c'è una dialettica di carattere, ecco, politico. Bianconi, che poi Renzi gli metta a posto la questione della giustizia, ho tutti i miei bravi dubbi. Renzi è legato a una tradizione di sinistra che non è abituata a entrare col bisturi su determinate cose come piacerebbe a Berlusconi, e comunque ci sono delle interdipendenze tradizionali fra giustizia e un certo mondo della politica che esclude la possibilità che Renzi risolva i problemi di giustizia di Berlusconi. Allora, la interrompo un attimo, messaggio poi telefonata, dico all'amico in onda, mi raccomando vada diretto o alla considerazione o alla domanda senza troppi preamboli, così diamo spazio a tutti. Renzi è l'apoteosi dell'ipocrisia, la fine dell'Italia come nazione. Sergio da Firenze, mi sembra un po' apocalittico, vado ai telefoni, chi abbiamo in linea allo schiaffo per fare Stefano, buonasera, schiaffo o carezza? Ma diciamo no, nessuna delle due. Nessuna via. Delle due, forza. Guardi, dimmi tutto. No, prima di tutto penso che Renzi sia un pochettino troppo immedesimato nella figura di Lorenzo il Magnifico. Questo credo che... Però ecco, una domanda che volevo fare all'onorevole Bianconi. Sì. Se avessero ridotto un po' i poteri delle regioni e lasciate le province, penso che tanti problemi noi non avremmo da un punto di vista di costi. Secondo, i senatori a vita, che io sempre li ho precato come istituzione, una volta che non dovessero più partecipare alle sedute, continuano a prendere quegli emolumenti che prendono attualmente? Ultima cosa, visto quello che succede nelle regioni, siamo sicuri che al Senato siederanno poi persone degne di fiducia? Queste sono le mie domande. Ok, allora vediamo di rispondere Bianconi in modo molto sintetico. Beppe, audio, Beppe Pavan, togliamo la musica di sottofondo, troppo alta, io non sento le telefonate. Allora, risposta Bianconi. Alla prima domanda rispondo, è noto che io nella mia... Il mio personale programma delle autonomie, una cosa della quale mi occupo da anni, prevede l'abolizione delle regioni e la istituzione delle contee, cioè due o tre province messe insieme, aree omogenee, che salverebbero il principio del comune e diciamo così, del governo del territorio in maniera più appropriata. Quindi sono d'accordo. Il secondo punto, sì, l'abolizione dei senatori a vita prevede anche l'abolizione delle loro indennità. E soprattutto di assurdità come l'assicurazione sulla vita dei senatori a vita, perché noi paghiamo anche quella. Certo. Quindi sicuramente lascito assicurato.
Il terzo punto è la mia grande battaglia e anche di altri contro il Senato eletto dalle regioni, perché quello che la gente non sa è che la proposta del Senato che Renzi porta avanti e che parte di Forza Italia vorrebbe appoggiare con questo patto del Nazareno prevede che 700 consiglieri regionali, ciascheduno nel suo consiglio regionale, eleggano 75 o 80 senatori consiglieri regionali. Praticamente in 700 ne eleggono il 10% di loro e eleggono anche 20 sindaci. Ora, questi diventano senatori della Repubblica. A parte il momentaneo discredito di cui gode la classe dei consiglieri regionali, cosa sulla quale io non faccio a nessun appunto, perché io sono stato consigliere regionale 13 anni e so quanto è difficile farlo. Ma dico, vi sembra ammissibile che una Repubblica che fonda tutto sul suffragio universale possa essere condizionata da un istituto che in cui votano 700, ne votano 70 e poi 20? E siamo tutti dentro questo, perché questo Senato avrebbe competenza sulle leggi di bilancio, sulle leggi di spesa, sull'elezione del Presidente della Repubblica, sull'elezione del CSM, sull'elezione dei giudici costituzionali e su tutte le leggi territoriali. Certo. Non solo, ma l'inghippo vero poi è che passando la revisione costituzionale da questo Senato, se loro non si votano mai l'abolizione di questo Senato, cioè se 51 di loro dicono che questo Senato, sono 100, 51 è la maggioranza, ci sarà sempre, noi questo Senato l'avremo per tutta la vita. Chiaro. All'infinito, fino a che non verrà un'altra Repubblica. È una follia, questo è un disegno folle. E questo è un disegno folle. Fra l'altro è stato particolarmente animato il dibattito e si è arrivati spesso a delle decisioni come per esempio la, mettiamola tra virgolette, abolizione delle province che abolite non sono state. La riforma del Senato che, come ci conferma Bianconi, è una cosa che forse è meno democratica di quanto non possa apparire. Senta un po', Bianconi, prima di andare in pubblicità, Sara, che cosa ha detto oggi Napolitano? Perché poi riapriamo sul tema di mafia capitale. Napolitano ha detto una cosa sulla criminalità, d'accordo, ma a un certo punto parla di antipolitica. Sara. È stato un riferimento che sembra proprio calzante sul Movimento 5 Stelle, Marco. Dice: la critica della politica e dei partiti è preziosa e feconda nel suo rigore, sì, ma purché non priva di obiettività, senso della misura e capacità di distinguere. Oggi è degenerata in antipolitica, cioè in patologia eversiva. Ma la politica deve recuperare la moralità, addirittura diventa eversiva. Dobbiamo andare in pubblicità. Leggo un messaggio, poi Bianconi ripartiamo da quello che sta succedendo in queste ultime ore a Roma. Mi metti un attimo Bianconi, voglio solo vedere un attimo la sua reazione più che altro, perché non so se ha notato Bianconi, e qui lo dico e qui lo affermo, che se oggi lei apriva alcuni giornali, ma parliamo di due grandi corazzate come Repubblica e Corriere, al di là del riferimento a Renzi che ieri annuncia una stretta sulle pene, eccetera, per trovare le notizie di quello che sta succedendo a Roma, che abbiamo raccontato ieri sera con i ragazzi, bisogna andare su Repubblica a pagina 14 e sul Corriere a pagina 11. Se lei oggi andava sui siti di questi giornali, prima di trovare le notizie di cui stiamo parlando e parleremo nel prossimo blocco, passavano probabilmente pagine. Ho la sensazione, poi me lo dirà dopo la pubblicità, che visto che è talmente grosso quello che è successo a Roma, visto che è tanto grande la commistione tra criminalità organizzata, collegamenti con la mafia, la politica di destra, la politica di sinistra, appalti eccetera, ci sia una volontà di parlarne, ma in qualche modo di parlarne forse meno di quanto se ne dovrebbe. Non lo so, io lancio questa provocazione, voglio sentire la sua opinione, ma dopo una piccola pausa pubblicitaria. Non cambiate canale.